Buonasera, benvenuti agli streaming di Basket Catanese. Oggi faremo un streaming molto particolare. Sono qui intanto con Gaetano Gorgone. Ciao Gaetano, che ho perso già subito. Siamo qui con, appunto, con un po' di personaggi molto particolari, molto diversi fra di loro. Inizio a presentare gli ospiti. Inizio con gli ospiti, diciamo, locali. Numero 1, Simone D'Urso. Ciao coach, come Buonasera a stai? tutti, ciao Roberto, tutto bene? Grazie dell'invito. Grazie di essere presente. Coach Simone D'Urso, appunto allenatore del Basket Giarre. Ma oggi parleremo poco di Giarre, parleremo un pochino più in generale. Va benissimo. Abbiamo anche coach Gabriele Giorgianni. Ciao Gabri. Ciao, ciao. Aspetta, stanco. Torna come allenatore di Masca Lucia, ne parlavamo un po' fa, dopo un periodo al nord. Anche con te parleremo un po' in generale di varie cose. E abbiamo anche Zeliko Zecevic. Ciao Zeliko. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie di essere presente, allenatore della nazionale della Guinea che ha avuto quest'anno un exploit all'Afrobasket, conquistando un risultato che mancava da un bel po' di anni. E con te, con Simone, con Gabriele cerchiamo di parlare un pochino, partendo dalle esperienze di Afrobasket, un po' di giovani, di come arrivare anche al successo con i ragazzi italiani, stranieri, con come portare avanti progetti giovanili. Intanto, Zerico, com'è andata questa esperienza dell'Afrobasket con la Guinea? L'esperienza dell'Afrobasket con la Guinea è andata come è andata. Questo è un risultato storico. Perché storico? A febbraio noi siamo riusciti a passare inferno delle qualificazioni e per la prima volta dal 1985 da 1985 la Guinea si è prima volta qualificata direttamente al campionato africano. Noi siamo messi chiaramente in quarto posto nel nostro gruppo B, che è stato costruito da Tunis, Egitto, Repubblica Centrale Africana e Guinea. Dunque, la struttura di organizzazione durante il Covid-19 dice che prime tre squadre passano e seconda e terza giocano turni preliminari per entrare in quarti di finale. Trattamento di Guinea è trattamento come una squadra che non si presenta al massimo campionato più di 36 anni si merita. Cioè la Guinea gioca tutte le tre partite di mattina, a 10:30, 11:30, tutte le nostre partitelle si hanno giocato di mattina perché così. Dunque, prima partita noi abbiamo perso contro Tunis perché se abbiamo giocato partite della vita, noi lo perdiamo comunque, ovunque. Seconda partita si è giocato contro la Repubblica Centroafricana e abbiamo perso di un punto a un canestro di 3 secondi alla fine. Dunque, la federazione ruandese, che è organizzatrice di questo evento con la FIBA, hanno già deciso che davanti dalla ultima partita contro Egitto la Guinea deve preparare le valigie e fare l'ultimo test PCR per abbandonare Kigali. E questo test noi abbiamo fatto alle 8:30 di mattina, la partita si giocava 11:30. Va bene. Dunque, la Guinea non ha mai vinto una partita sul campionato Afrobasket più di 40 anni, più di 40 anni. Caspita. È arrivata la partita contro la mia ex squadra nazionale Egitto, e Egitto è 5 volte campione d'Africa, primo campione europeo e tutte queste belle cose, e la Guinea come Cenerentola è riuscita a battere sto Egitto di mattina, cioè persone non credono a questa cosa, non crede nessuno. È vero. Esatto. Dunque, dopo questo risultato incredibile, è arrivato il momento di sognare. Grazie di altri risultati, malerosamente, noi da una parte abbiamo avuto la fortuna perché dovevamo giocare contro la Ruanda, non contro Angola, però come campionato si giocava a Ruanda, si sono presentati 11.000 personaggi. Questo è Dakar Arena. Dakar Arena è uno dei migliori posti dove io sono mai stato. Cioè, questa è una tipica, eccellente, incredibile arena NBA.
E a parte questo, sono arrivati anche qualche altro personaggio, presidente di Repubblica, Paul Kagame di Ruanda, moglie, 50% di governo, e è cominciata la festa, perché normalmente uno che gioca per entrare il quarti di finale contro la Guinea, normalmente che fa la festa, e la festa è continuata prima che noi non siamo ancora arrivati al palazzetto, e la festa è continuata tutto riscaldamento. È continuata perché si è giocata la partita, malauguratamente alla fine sogno di tutti i cestisti guineani è arrivato, noi abbiamo eliminato la squadra di casa. La cosa che mi rimane sempre nella memoria di questo campionato è silenzio, cioè silenzio sulla sirena finale. Cioè questo silenzio è sa un silenzio 10-11 mila persone. E nessuno crede cosa sta succedendo. Certo. E allora questo silenzio mi è rimasto così. Il campionato organizzato in maniera veramente perfetta, brillante. Ruanda è eccellente paese per effettuare questo tipo di competizione. Grandi sorprese durante il campionato, grandi sorprese. Molte squadre molto forti sono state eliminate già nel primo turno preliminare, come Camerun, come Repubblica Democratica del Congo, che hanno tutti i giocatori che giocano in Europa a buoni livelli, però, come posso dirti, chi si è preparato un po' di più, chi ha fatto una preparazione minimo di 4-5 settimane, è riuscito a arrivare e effettuare qualche successo. Ultima cosa, che è successo di Guinea è effettuato come più grande sorpresa di ultimi 20 anni di campionati africani, e che il quintetto base della Guinea è disputato da quattro giocatori di Serie B italiana, non italiana, francese, però per farmi capire, e uno da C-Gold. Caspita. Noi siamo riusciti perché nessuno pensava di noi, ecco. Noi siamo riusciti perché abbiamo creato un'atmosfera, una chemia molto positiva e noi non avevamo possibilità di perdere niente. Voglio dirti anche che per prima volta nella storia del basket guineano sono organizzate le preparazioni. Prima volta nella storia del basket guineano sono stati tornei amichevoli. Per prima volta nella storia di basket guineano sono dati bonus per le partite da parte del Ministero dello Sport, da parte delle partite che si vincono. Non ti dico anche su che livello noi stiamo parlando, sono 1.000 dollari per la partita, però non è questione di prezzo, di aumento, è una questione di rispetto e stile che noi, ecco, siamo riusciti a creare. Perfetto, Federico, abbiamo visto un pochino Alla come è andata fine questa questo. esperienza della Guinea, anche da questo punto di vista della crescita, diciamo, da una professionalizzazione di quello che è il basket che poi stai cercando di portare tu come allenatore. Io ho invitato Simone Gabriele, c'è anche Gaetano che ci ha raggiunto dopo qualche problema tecnico, perché? Per parlare anche di fare magari un parallelo tra queste situazioni, cercare di capire anche quali sono i problemi piccoli, nel piccolo della pallacanestro, per anche vedere da un punto di vista più grande. Io vorrei partire da Simone. Con Simone spesso abbiamo parlato anche di questioni appunto di come bisogna anche rischiare. Diceva Zelico, ha giocato con i ragazzi della Serie B praticamente, con ragazzi che magari non sono del livello poi più alto, però ha rischiato e alla fine ha avuto grande successo. Simone, Ma come intanto sarebbe curioso anche capire e chiedere anche al coach come si fanno poi a mettere insieme anche, penso, pallacanestro formative diverse che hanno seguito, cioè percorsi formativi diversi che hanno seguito questi giocatori che poi lui va a allenare nella Guinea. Quindi giocatori che probabilmente io non lo so i percorsi dei singoli atleti che lei ha allenato, coach, però probabilmente ci sono atleti cresciuti cestisticamente in Europa, cresciuti in in Africa, Francia. cresciuti. Quindi In per lo Francia. più in Francia, quindi comunque si va a prendere il tipo di modello europeo anche nel pensare un tipo di pallacanestro da fare giocare, perché penso che poi nel mettere insieme gli ingredienti bisogna anche capire quali uno ha e che tipo di pallacanestro poter andare a fare. Questa è la domanda? Sì, no, a lei proprio ho chiesto a lei come ha fatto. Dunque ti dico che il basket africano su questo livello non ha niente da vedere con il basket europeo.
Basket africano è molto, ma molto, molto più duro. Uno, due, si gioca con molta, molta più esplosività, con meno ragionamenti e gioco organizzato in una maniera di avere la logica come si possono effettuare queste cose nel livello di campionato, sul livello internazionale e soprattutto sul livello. Non si va. Io l'ho scelto le cose da parte d'Europa, io l'ho scelto le cose di giocare con giocatori atipici, giocatori che possono giocare più di due ruoli e soprattutto sono stato fortunato per avere giocatori, no, io l'ho proposto small ball, ti dico subito, perché ha avuto di avere due ragazzi di 2,7 m che possono giocare a post basso e hanno ottimo tiro da 3 punti. Questo ci è, per esempio, completamente portato un mismatch positivo contro Egitto e contro Ruanda che giocano con giocatori di 7 piedi, di 2,10, 2,15 e si sono sempre trovati in una situazione. Ha avuto la fortuna di essere logico e reale di comunicare e parlare con i suoi giocatori perché contro le squadre che noi abbiamo vinto, noi abbiamo due o tre ragazzi che possono giocare post basso pure se sono perimetrali, e allora noi abbiamo creato questo tipo di small ball isolazioni, di isolazioni di matchup e siamo stati fortunati perché nessuno può immaginare che noi primo possiamo arrivare, secondo che possiamo giocare, terzo che abbiamo coraggio. Però siamo stati fortunati perché questo mismatch positivi e negativi non puoi preparare in una settimana, devi avere 4-5 settimane per preparare un po' delle situazioni. Io sono avuto la fortuna e questi ragazzi sono stati bravi nel momento opportuno. Però, ripeto, la esplosività, ritmo e durezza è molto, ma molto più grande rispetto del campionato europeo, dove la tecnica sicuramente e le qualità tecniche dominano. In Africa un po' difficile che tecnica può dominare, domina molte cose, però anche tecnica però non è fattore dominante. Ok. Gabriele, invece tu vuoi dire qualcos'altro, vuoi focalizzarti su qualcos'altro per quanto riguarda questo possibile parallelo tra il grande e il piccolo? No, mi è piaciuta molto la disamina del coach. Secondo me, poi quando c'è anche il lato tecnico unito a un'esplosività, un lato fisico, atletico di un giocatore del genere, sicuramente si arriva a un'eccellenza. Quindi, sicuramente il coach avrà preparato e avrà dato la sua impronta che magari manca a quel tipo di gioco della sua squadra. Ecco, quindi, questo è sicuramente importante, dare poi un'impronta anche tattica e soprattutto tecnica dei ragazzi che hanno tanta voglia e sicuramente poi gli ha dato quel qualcosa in più, ecco. Appunto, qual è stato il qualcosa in più che hai dato tu, Zerico? Qual è stata la cosa in più che hai portato da questo punto di vista? Ma qualcosa di più è arrivata, questo è certo. Qualcosa di più è arrivata, a parte che io conosco tutte le squadre africane, conosco le loro qualità, e questo è un dato di fatto che mi ha semplificato il lavoro. Da altra parte c'è un problema, quello che in Europa, cioè in Europa tu devi avere un grande tiro. Puoi essere anche un po' meno veloce, però devi avere certe caratteristiche, senza tiro tu non puoi giocarti. In Africa, se tu non sei veloce, ma tu puoi essere Klay Thompson, cioè tu non ci riesci ad arrivare a tirare, perché là è un conglomerato di atleti che è una cosa incredibile, cioè non te le danno. Cioè, tu puoi essere un grande tiratore, però se non riesci ad arrivare correre, saltare e difendere duro come giocano squadre più blasonate, tu con tuo tiro va bene. Non puoi, questa competizione non ce la puoi fare perché
queste sono le regole che ogni continente ha, come in America Latina, se vuoi giocare 24 secondi non riesci a vincere una partita, devi sempre giocare, devi adattare il sistema come sono le squadre in America Latina e questo in Africa. In Africa si annoiano tutti se l'attacco dura più di 15 secondi, Cioè, una noia totale. Una ripetizione di sistemi di gioco in Africa, questo è una cosa che non lo sopportano. Cioè, dunque, cosa possono sopportare? Possono sopportare gioco in velocità e eventualmente leggere le situazioni e eventualmente riuscire a portarli che possono giocare io contro mio avversario, no, noi contro loro in situazioni particolari di adattarsi. Di adattarsi, di proporre nostre qualità. Questo può essere, però, velocità, intensità, combattività è molto cervello e solo non mi fai attacchi lunghi e ragionati e playbook di 15 pagine. Questo Quindi Africa non sopporta. meglio la semplicità, elogio la semplicità da questo punto di vista. Semplicità assoluta, perché non ci riesci, semplicemente io ti dico con massima, cioè quando vedi una squadra come Nigeria, che va bene, non sono arrivati tutti, però Nigeria non è entrata in quarti di finale, cioè una squadra che ha partecipato a Tokyo non è entrata in quarti di finale, le mancano tre giocatori, ok, va bene, a Guinea manca 10, e allora, cioè non è entrata. Cioè un Egitto è andato a casa, una Nigeria, un Camerun che ha tre giocatori di Eurolega è andato a casa. Cioè Certo. semplicemente se ragazzi non entrano nella logica come, voi, come dice Dio di competizione africana, questa competizione ti porta automaticamente a casa proprio diretto senza mezzi termini. Ok, Simone, a breve devi andare, vuoi fare, non so se sei bloccato oppure ci sei ancora, se vuoi No, fare una mi domanda o una... Il senti? video però ti vedo Mi bloccato. senti? Sì. Non so se arriva l'audio, no? Ok, non è arrivato solo il video. No, invece io volevo un po' toccare il tema, magari anche insieme, sicuramente insieme al coach, degli investimenti nello sport. Capire gli investimenti nello sport che vengono fatti sia in Guinea e fare anche un parallelismo con l'Italia. Secondo me in questo è molto molto indietro, nonostante i risultati un po' strabilianti, perché poi abbiamo nello sport dei risultati strabilianti, che secondo me sono figli intanto di un talento che c'è forse anche un po' nel nostro paese, ma soprattutto di tanto mecenatismo, cioè di tanti privati, di tanti volontari che vanno a investire le proprie risorse sia a livello economico che a livello fisico nello sport. Però alla fine gli investimenti dello Stato mi sembrano abbastanza scarsi. Poi dopo questo asteroide come ha detto Berruto, del Covid che è arrivato sullo sport, non ne parliamo. Quindi capire un po' anche la situazione, io non so la Guinea quanti abitanti faccia, penso che sia un paese da 8-10 Guinea non è, milioni. non, ah, sì. Guinea non è un caso proprio eccellente. Ci sono due o tre casi da costa occidentale dell'Africa, ci sono certi due o tre paesi che sono molto più, come esempi, molto più belli e molto più rappresentativi. Guardando dal punto italiano verso giù, destra di Guinea e Senegal. Senegal è un netto paese di basket, cioè netto, 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 netto paese di basket, che giocano basket tutti, che sono pieni di playground, che hanno un impianto mega galattico come Dakar Arena di 17.000 posti di niveau NBA strapazzesco, dove sono forti in selezione, in giovanili, hanno migliaia di giocatori che giocano per il resto del mondo e investono molto nello sport, reinvestono. Questo è un esempio che vedo rarissime volte in Europa. Grandi giocatori senegalesi che hanno finito la loro carriera sia nel basket che nel calcio, reinvestono soldini, loro quattrini, nelle scuole di basket e nelle scuole di calcio nel Senegal. Poi va bene, agenzie, ok, con relazioni, con tutto altro, però si reinveste
in questa maniera che questo movimento sportivo continua. Guardando dall'Italia verso giù, verso Guinea, dal lato sinistro è Mali. Mali è indiscusso campione nel settore giovanile del mondo, a parte Stati Uniti. Cioè, indiscusso campione, perché ultimi 7 anni gioca Coppa del Mondo U17, U19, sia mascolini sia femminili. Questo è un paese incredibile, incredibile, che ha 3 divisioni, prima divisione, Serie A, Serie A2 e B. Questo in Africa è impossibile, l'Africa se arriva a Serie A2 è già una cosa da non credere. Mali ce l'ha 3, Mali ha regolamento di Stato, di protezione di ogni annata di 45 ragazzi e 45 ragazze. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Stato proibisce che scout americani, europei, francesi possono entrare e prelevare questi 45 nomi, ragazzi e ragazze, prelevarli nelle loro squadre di piacere. Questo è una cosa delle protezioni. Dopo di questo c'è Costa d'Avorio. Costa d'Avorio ha più grande diaspora di giocatori di basket che esiste nel paese che ha 10 milioni di abitanti. Lo stesso c'è la Guinea ha 11 milioni. Tutta Francia sono ivoriani. Allora, tutti i ragazzi di U16, U18 che sono andati in Francia o Belgio, ma prevalentemente in Francia, non giocano mai per la Francia, giocano sempre per Costa d'Avorio. Cioè, questo è un livello patriottico da parte di questo paese, cioè, che è una cosa incredibile. Cioè, voi conoscete come si crea la squadra nazionale di paesi francofoni, chiamata Francia tra di noi, cioè squadra nazionale di paesi francofoni chiamata Francia, si crea così, semplicemente, così, e poi ci arrivano 50-60 là al centro sportivo di ministero vicino a Parigi, e allora si crea la squadra nazionale di paesi francofoni nominata Francia, e poi questi giocano. Questi sono esempi di 3 paesi. Guinea è un caso proprio di bambino neonato, perché Guinea ha 11 milioni di abitanti, ha solo una sala, non è neanche un palazzetto, una palestra, okay. Una palestra con 2 posti da sedere, senza finestre e senza porte, e non ci sono 2, c'è solo 1. Però 6 squadre della prima divisione del calcio, FIFA li ha creati 6 stadi nuovi, nuovissimi. E allora in questo caso subentra questa logica di calcio che mangia tutto, e basket che ha bisogno di aspettare sovvenzioni da parte dello Stato. Dello Stato, che il basket che 40 anni non ha vinto una partita. Adesso si riapre una situazione di un ciclo. Però la Guinea probabilmente non è un caso, però Senegal, Mali, Costa d'Avorio, da questa parte, da costa occidentale di Africa, da altri posti che sono molto importanti per la creazione del basket africano, posto numero 1 Angola, posto numero 2 Nigeria. Nigeria ha 140 giocatori che giocano a NCAA 1, 2, 3. 140. A parte che Nigeria ha 5 milioni di abitanti, però da questi 140 giocatori, diaspora nigeriana è tripla da italiana, cioè sono 50 milioni di diaspora che vivono all'esterno di Nigeria. Però la squadra nazionale di Nigeria che ha giocato a Tokyo, io non lo so se voi conoscete certi dati, però vi informo. Nessun giocatore nigeriano che ha giocato per la nazionale di Nigeria
a Tokyo a Giochi Olimpici non è nato in Nigeria, nessuno, neanche uno, tutti sono nati a Stati Uniti. Caspita, tipo selezione. Cioè, se noi nel pallacanestro non entriamo e non prendiamo le buone attitudini come ha fatto la FIFA, cioè quando hai 18 anni sei libero di decidere e scegliere per quale squadra nazionale vuoi giocare, allora in questo caso subentra la logica che la squadra nazionale di paesi francofoni, la squadra nazionale delle stipendi americane, la squadra delle stipendi australiane riescono sempre a vincere e guadagnare utilizzando forse unie dal soprattutto continente africano. Miglior giocatrice dell'Europa, miglior giocatrice dell'Europa che gioca per la Spagna, Ndur, è la sorella più giovane d'amico mio Ndur che gioca per la squadra nazionale senegalese. Noi siamo stati giusto per concludere. Questo piccolo passaggio. Sì, Roberto, io purtroppo vi devo salutare, ovviamente seguirò il proseguo della trasmissione. Toccate anche qualche tema caldo nostrano, sono sicuro che il coach ci può dare qualche consiglio, perché è stato tanti anni in Italia e qualcosa sulle nostre difficoltà. Anche qui ho sentito cose molto particolari, perché ad esempio questa cosa degli atleti, dei 45 atleti, uomini, donne, comunque confrontarsi con altre culture a volte ti apre la mente su cose che non avevi mai pensato neanche che potessero esistere. In tante parti del mondo invece si investe in maniera diversa e si fanno scommesse diverse. Allora ascoltare non ci fa male, in modo da poter pensare un po' come risollevare anche la pallacanestro nostrana, che sto in Sicilia, secondo me non ce la stiamo passando molto bene nell'ultimo decennio. Qua ci sarà poi dopo Gabriele, secondo me, che avrà qualcosa da dire. Esatto. Grazie Simone, ci vediamo presto. Buona serata a tutti, grazie. Io darei a questo punto ci può dare Gabriele un altro argomento di discussione e poi parliamo con Gaetano. Vai Gabriele. Sì, no, dicevamo appunto dell'investimento sui giovani. Io sto allenato per 3 anni qui in Piemonte e devo dire una realtà in cui mi sono trovato molto molto bene, una società anche parecchio organizzata. Sicuramente se devo fare un parallelo, ecco, con la realtà siciliana, il problema fondamentalmente sono le strutture. Cioè, io in questo momento abito in un comune di 22.000 abitanti, dove sono presenti 2 palazzetti dello sport, in uno ci sono 2 campi di basket in parquet, uno accanto all'altro, e una palestra, diciamo, agibile. E c'è una squadra in C-Gold, una squadra in Serie D, 2 squadre in promozione. Tutto questo solo nel comune dove sono io. E anche attorno, devo dire, ci sono degli impianti molto, molto belli, molto organizzati. Devo dire che non è così ovunque, perché ad esempio già nel torinese, proprio Torino, c'è qualche problema a livello di impianti. Però ad esempio la società dove sono è molto molto organizzata in questo senso, con 450-480 tesserati, fa attività su più comuni, su una dozzina di comuni limitrofi, quindi hanno anche 2-3 pulmini utilizzano per i vari spostamenti, utilizzano anche i palazzetti comunali delle realtà attorno. E poi anche un'altra cosa è ovviamente la formazione degli allenatori. Ho incontrato anche allenatori veramente molto molto bravi, ho partecipato a un'attività di formazione che ha organizzato il Novi Campus Piemonte con allenatori di grande calibro, Ettore Messina, Sanguettoli, Gaetano Gebbia, veramente tanti, e quest'anno anche l'anno scorso anche Scariolo. Ci hanno fatto varie lezioni, purtroppo alla fine anche in streaming, perché ovviamente il Covid non permetteva le lezioni in presenza. E devo dire appunto la formazione, ho visto allenatori veramente molto molto bravi, squadre giovanili veramente molto ben allenate, che giocavano veramente un basket molto anche gradevole. Sicuramente ho visto anche delle collaborazioni, soprattutto ho visto nel torinese delle collaborazioni tra società,
che portano, secondo me, tanto a, al miglioramento generale della, della situazione, perché ogni società magari ha quei due o tre ragazzi un po' più brevini che devono confrontarsi non solo nella partita ma anche nel quotidiano con altri ragazzi bravi. Per cui si vengono a creare ogni tanto dei gruppi un po' migliori. Ci sono due eccellenze nel Piemonte, sono uno è appunto il campus Piemonte e l'altro la società di Borgo Manero, con cui tra l'altro collabora la società dove appunto ho allenato fino all'anno scorso, che ha giocato anche, mi pare, contro Messina. Contro Messina, esatto, la finale per la Serie B l'anno scorso. Avete visto, erano tutti ragazzini del 2003-2004, tra l'altro uno proprio di Savigliano, nato e cresciuto qua cestisticamente, poi diciamo reclutato, ecco, da Borgo Manero, e lì ovviamente sono delle vere e proprie eccellenze di pallacanestro. È ovvio che a volte si prende spunto anche dalla pallavolo, nel senso che la pallavolo, parlo adesso, torno in Sicilia, ci sono dei progetti in cui si fa un reclutamento generale fino ai 13-14 anni, poi dai 14-15 anni cominciano a fare un po' più di selezione anche tecnica. E secondo me ci sono anche delle realtà in Sicilia dove si sta lavorando bene, si lavora bene ad Agrigento, dove c'è Coach Anselmo, sta facendo molto molto bene con Real Basket, stessa Ragusa, Trapani, sono appunto delle eccellenze in campo siciliano. Spero che anche a Catania si possa creare, ecco, un polo di eccellenza, un college ateneo, non so, chiamiamolo comunque, come vogliamo, però è importante. Zelico, Gabriele ha messo un po' di discussi di argomenti, secondo me. Questione collaborazione, questione reclutamento generale, questione dell'importanza della formazione degli allenatori. Cosa ne pensi? Scusa Roberto, vai, ti dico un'ultima cosa, che sì, la collaborazione poi è vista anche non solo in funzione della squadra principale. Cioè ci sono delle collaborazioni, per esempio qui nel Torinese, in cui magari l'under 15 è della società X, l'under 16 è della società Y e l'under 18 della società Z, in modo che tutti abbiano proporzionalmente al blasone, alla forza economica e tutti abbiano le proprie soddisfazioni, il proprio, diciamo, proprio palcoscenico, quel che deve poter esprimere, quindi non è tutto in funzione di... Poi è ovvio che al vertice ci deve essere qualcosa, però è giusto, ecco, far crescere tutto il movimento in generale, non solo una singola realtà. Esatto. Quindi sai un po' cosa ne pensi di quello che ha detto Gabriele finora, come lo vedi dal tuo punto di vista? Posso fare io due domande a Gabriele? Vai. Sì. Prima questione, quello che hai parlato adesso, questo è larghezza di movimento, cioè organizzazione, struttura, trasporto, istruttori che lavorano, questo è per allargare, come si dice allargare, no? Allargare, pur spiegare come movimento è largo. Mia questione è quella, linea verticale mi interessa, cioè finale. Ci sono tre scopi finali che esistono oggi. Un scopo finale è i giocatori si presentano fino a livello juniores o under 20, se esiste la competizione, e poi dopo si presentano sul mercato dove anche le società che le fanno cresciute stanno guadagnando. Uno, due, noi prepariamo la nostra squadra unita fra 5, 6, 7, 8 piccole società e facciamo una selezione perché vogliamo evoluire nella verticalità del nostro lavoro. E terza cosa è, ragazzi da mini basket hanno mini basket da 15, 17, 16, come adesso sono, non lo so. Devono avere un'idea dove si finisce con la nostra attività, dove è il nostro scopo finale. Ma voglio chiederti solo come voi pensate nella vostra organizzazione piemontese riguardo di questo.
Sì, vabbè, è ovvio che ci sono delle realtà differenti, nel senso che nella società dove alleno, qui ovviamente c'è una Serie D anche abbastanza competitiva. L'anno scorso abbiamo perso la finale, quest'anno secondo me sono in grado, ecco, di poter anche vincere il campionato, e c'è anche un tutto attorno, un voler bene alla squadra, nel senso di puntare alla promozione o comunque a livello più alto possibile, sia da parte dei dirigenti, da parte degli allenatori, da parte anche dei genitori, dei ragazzi. Poi ci sono delle società che sono ovviamente delle eccellenze nel settore giovanile, come il Campus Piemonte o Borgo Manero, dove ovviamente anche lì piano piano si sta arrivando a un livello di prima squadra, perché poi è ovvio che il vertice deve essere quello. Quindi Borgo Manero adesso quest'anno fa la Serie B, ad esempio, quasi tutti, anche con tantissimi ragazzi appunto del proprio settore giovanile. Però il discorso di allargare la base, ma questo è sempre stata anche una mia idea, è utile perché poi da quella base non ci esce solo i 3-4 giocatori forti, ma ci usciranno dirigenti, usciranno allenatori, usciranno arbitri, ufficiali di campo, e un domani magari anche sponsor, perché lo sponsor magari è affezionato alla pallacanestro, un domani l'imprenditore avrà più voglia, che ha giocato a pallacanestro 4-5 anni, magari avrà anche la voglia di dare un contributo. Quindi allargare la base, secondo me, è fondamentale, anche per riempire poi quei campionati di Serie C, Serie D, promozione, che è appunto una piccola battaglia che faccio anche ogni tanto sui social, cioè dobbiamo far giocare appunto, allargare la base e far giocare di più i nostri ragazzi, ma non perché... ripeto, non è un problema di straniero, lituano, serbo, eccetera, eccetera. Il problema è, posso capire ancora il lungo, il pivot, perché per genetica noi siciliani non siamo, ecco, altissimi, quindi un lungo ci può anche stare. Però secondo me è una sconfitta per il movimento quando tu prendi un playmaker di 1,80 m, 1,85 m da un'altra regione e viene a giocare qui. Parlo di categorie ovviamente C Silver, Serie D, eccetera, perché quello secondo me si può fare bene anche in Sicilia, ecco, questa è la mia idea. E sto notando, seppur da un lato è vero che tante squadre schieriamo, anche Mascalucia, diciamo storicamente cerca di schierare i ragazzi del proprio settore giovanile, sto notando che comunque la generazione degli anni 90, dal 90 al 2000-2001, sono pochi i ragazzi che giocano. A parte una dozzina di eccellenze, tra virgolette, nel catanese secondo me sono veramente pochi i ragazzi della generazione anni 90 che giocano. Vuoi un po' per il parametro, perché ti dico, anch'io ci penso giustamente, se devo tesserare un ragazzo 300, 1250, 2500 euro, ci pensi un po' prima di tesserarlo. Vuoi, non so per quali motivi, c'è anche il problema che adesso tanti ragazzi vanno a studiare fuori. Prima, magari la mia generazione, quella subito dopo, andavano a lavorare fuori. Adesso, fin dall'università, noi a Mascalucia abbiamo perso 7-8 ragazzi che erano cresciuti, diciamo, un po' con noi, e che poi vanno a studiare a Torino, a Milano, eccetera, eccetera. Questo è anche un problema. E Catania ha l'università, quindi immaginiamo anche altre realtà. In realtà, senso. Zeico, avevi un'altra domanda forse? Volevi un altro concetto? Oh, dire? Ma no, io invece volevo entrare un po' questo fatto di vedere di eccellenza. Cioè, quando si viene, perché Gabriele parlava della collaborazione delle varie società, Piemonte, quello che manca, la collaborazione alle società siciliane. E poi volevo sapere se esiste una logica di trovare una parte finale, cioè tutti questi nostri ragazzi bravi, bravetti, buoni o che siano, possono essere utilizzati non solo come giocatori, ma come spettatori, sponsor, dirigenti, allenatori e tutte le altre cose. Però mi interessa... cioè quando vai, cioè tu hai detto giustamente Borgo Manero come in Piemonte come un esempio, però perché voi non volete toccare questo terzo polo di
di movimento cestistico mondiale che sia nel campo amatoriale non funziona più. Questo sono agenti, queste sono le agenzie. Cioè agenzie funzionano per ristabilire le situazioni sul mercato. Esattamente su quello che hai detto tu prima, perché un giocatore che gioca posizione 1, 2 o 3 viene a giocare in Sicilia, probabilmente si deve concentrare per trovare posizione 5. Queste cose, per esempio, hanno bisogno di fare un scopo, perché i vostri investimenti sono grandi, cioè palazzetti costano, investimenti da parte dei ragazzi costano, investimento umano da parte di un allenatore è enorme, è mai pagato, è sempre in ritardo, è sempre si vuole fare babysitter. Però allenatore di basket non è babysitter, l'allenatore di basket è un ruolo molto preciso e molto chiaro per la creazione di un atleta in futuro. Però per aiutare noi abbiamo bisogno, dal mio punto di vista, se non si può trovare un centro logico di struttura che le dice guarda Pietro, se vai bene un 16-18 guarda questa squadra è tua. E poi 2, 3, 4 satelliti così, Serie D, Silver o Gold, che partecipano e danno un rinforzo ulteriore per la crescita dei ragazzi che sono ancora non certi per il suo futuro. Queste cose non sono solo da allenatore. Queste cose non sono solo dal proprietario. Il proprietario ha suo interesse non necessariamente comune. Allenatore ha bisogno sempre di curare interesse, ma suo interesse, ossia d'allenatore. Cioè in questo no, dico, l'allenatore giustamente ha un giustamente relativamente ha un fine a brevissimo termine e deve dare risultati magari subito, soprattutto se non è consolidato nella società. La società chi te chiede avere risultati? A chi te lo chiede di risultati? Risultati sono multipli, non sono chi perde e chi vince. Risultati sono decina minimo che mi viene in mente adesso. Chi chiede? Proprietà chiede risultati. Che tipo di risultati? Che si vince più e si perde meno? Allora No, facciamoli infatti vincere di più e perdere di meno. No, ma infatti secondo me poi puoi arrivare senza l'importanza dei dirigenti è fondamentale, perché secondo me puoi arrivare senza risorse economiche, creando tutto in casa, puoi arrivare fino a un certo punto, tant'è che appunto Borgomanero, che è un'eccellenza magari anche in campo nazionale, fa la Serie B, ma per arrivare secondo me a livelli ancora più alti servono dirigenti, servono anche delle forze economiche. Quindi quello è, secondo me, può arrivare fino a un certo punto. Però per creare in un contesto come quello magari siciliano-catanese, dove non ci sono magari delle risorse infinite, allora la via da seguire forse è un'altra, e quindi è un po' più lunga, è un po' più tortuosa, a volte puoi avere delle stagioni un po' così, però magari riesci ad arrivare a un punto in cui solo coi soldi non riesci ad arrivare. Esatto. Gaetano, vuoi aggiungere qualcosa tu? Ancora non hai parlato dopo quasi tre quarti d'ora. Sì, no, beh, ho seguito Gaetano molto rimasto in silenzio tombale. No, vabbè, coach Robby sa che comunque piace seguire i suoi discorsi in merito alla pallacanestro siciliana. Io ho seguito tutto Afrobasket, mi è piaciuto un sacco quest'anno, credo che il livello fosse abbastanza alto anche. Poi il discorso che ha fatto lei a livello tecnico prima è secondo me molto interessante, cioè alla fine poi i riscontri che del torneo sono stati che tutti i giocatori piuttosto di stazza, comunque fisici, sono stati quelli che si sono fatti vedere di più, no? Tavares, Costello, Dieng. Quando arriva Tavares con la voglia di giocare, questo sposta tutto, cioè tu non, cioè non, cioè tu non vedi neanche dove è il canestro. Cioè, quando Tavares sposta livello in Eurolega, cioè, immagina in 2,16 metri che viene con la voglia di giocare. Cioè, questo cambia tutto, veramente è cambiato tutto. Fino a
fino a quarti di finale, però, perché poi dopo arrivano altri che sanno come si fa. No, poi invece è una cosa allucinante. In merito a questo discorso, io una delle dei cardini che seguo sempre in merito a questo ragionamento è quello fissato da Germano D'Arcangeli. Non so se lo conosce, coach, ma credo sia, penso, la figura di riferimento in Italia per il settore giovanile. Cioè, sostanzialmente è lui che ha creato e sostanzialmente portato avanti la Stella Azzurra, che è un esempio, credo, a livello mondiale. D'Arcangeli, mi è capitato più volte di seguirlo in interviste varie. Quello che ha sempre detto è: ci sono le eccellenze, la Stella Azzurra è un'eccellenza, chiaramente è impossibile replicare il modello Stella Azzurra in ogni situazione, perché ci sono tantissimi problemi che vanno chiaramente a variare in base alla zona territoriale e alle questioni private. Quello che però D'Arcangeli sempre, cerca sempre di evidenziare è la mentalità che ha portato lui alla Stella Azzurra. Una cosa che mi fa sempre molto riflettere, che dice D'Arcangeli, è il fatto che nella scala, diciamo, di una società è sempre come se si guardasse dalla prima squadra in giù e non dalle giovanili in su. Cioè, capita che le giovanili siano semplicemente un qualcosa da cui attingere per la prima squadra e mai la prima squadra un posto per dare spazio a ciò che coltiva le giovanili. Ma scusa, interrompo perché è paradosso, cioè dovrebbe l'allenatore più bravo dovrebbe allenare under 13, 14, 15 e 16, non magari la serie D o la serie C. Cioè, ho visto tanti, per esempio in questi due anni ho fatto il campionato Gold, siamo andati anche abbastanza bene, tanti bravissimi allenatori. Paradossalmente ho visto molti allenatori, mi sono sembrati molto molto bravi nelle giovanili rispetto alla serie D. E questo, secondo me, cioè l'allenatore bravo, secondo me, va messo soprattutto in quella fascia d'età fino ai 15 16. Poi la cosa sarebbe, la cosa ideale sarebbe avere una continuità tecnica, nel senso avere dei principi magari tra 4-5 allenatori della stessa società, dall'under 13 alla prima squadra, dei principi che vanno sempre a crescere. Quello sarebbe proprio il top dei top, ecco. Esatto. Zego, cosa ne pensi? Sono molti argomenti adesso. Gaetano ha toccato un punto di Stella Azzurra e la linea verticale a rovescio. Cioè questo che cioè per esempio se noi andiamo a vedere come si può sviluppare la situazione nella pallacanestro siciliana, noi esattamente possiamo guardare questo a rovescio. Cioè eliminare tutti devono giocare, chiaro, perché sono campionati amatoriali. Diminuire più è possibile l'importanza di un campionato senior, che è quarto, quinto livello, che non ha interesse, per portare più interesse possibile per questi campionati che sono campionati di eccellenza sul livello catanese, sul livello scolastico, per creare minimo un ambiente di competizione. Cioè la cosa in Catania che manca sempre nel basket è la competizione. Cioè Catania, in limitrofi, certo, cioè questa competizione è sempre portata verso uno contro l'altro, Giare Mascalucia, là, e tutta competizione finisce lì. Cioè questa competitività non supera, difficilmente supera la Sicilia, e non ho mai sentito nel mio breve periodo in Sicilia che qualcuno ha pensato a non competere con tutta Italia, con altri gironi, per vedere come si fanno. Da mio punto di vista, questo che ha detto Refolè è giusto. Da mio punto di vista, oggi sono 57 anni, io ti dico che da un allenatore che è bravo o meno bravo non dipende quanto conosce pallacanestro, dipende solo quello come, se è appassionato o no, se gli piace pallacanestro come sport o no.
E terza, è più importante la cosa oggi, che dico oggi, dopo 30 anni che faccio allenatore, perché ti alleni il settore giovanile? Come trampolino per allenare un giorno la prima squadra, senior, o perché ti piace, o perché vuoi, o perché sei in grado di spostare livello 2 a livello 5 un giocatore giovane. Ecco perché campionati nazionali di giovanile, di eccellenza, parlo di eccellenza, che ho partecipato a diciamo 7-8 volte, minimo, ma forse troppo, no, 5-6 volte, e che allenatore di settore giovanile si prepara per essere nelle squadre senior. E allora le squadre giovanili giocano, si impostano di giocare come le squadre senior sul livello precoce, e sono già prestabilite le posizioni, sono già prestabilite le linee, cioè allenatore, cioè più pericoloso allenatore è quello che utilizza il settore giovanile per preparare se stesso per prendere una squadra senior in futuro. Questo è completamente opposto dal ruolo di allenatore del settore giovanile. Ruolo di allenatore del settore giovanile è per preparare giocatore di giocare nelle squadre senior, a non di preparare se stesso, perché se i giocatori crescono e vanno alle squadre senior, certamente che pure quell'allenatore sarà nominato e si è visto come uno che può magari andare di allenare nelle squadre senior. In Catania, in Sicilia, a parte Ciccio e a parte qualcuno che lo conosco, Alonso, cioè ci sono mio risultato e mia carta d'identità. Mio risultato, mio, in questo caso mio, è numero di giocatori che giocano nella Serie A, numero di giocatori che sono andati a college in America, numero di giocatori che sono trasferiti per giocare basket professionistico, numero di atleti che sono aumentati durante questa attività, e come l'ultima, quinta, nel mio piccolo sono riuscito a vincere qualche partita importante. Se no, questo è quello discorso di che stavi parlando di Stella Azzurra di rovescio. Rovescio è questo: se allenatore di settore giovanile allena settore giovanile come allenamento per diventare un giorno allenatore di squadre senior, allora gioca solamente per vincere, o ci sono altri risultati che possono portare questo. In Sicilia la competizione finisce Masca Lucia Giarre Catania, chi vince è campione del mondo. Altro non ci interessa, e questa è la volontà che dovrebbe arrivare malerosamente da allenatore, e allenatore deve avere questa energia, questa capacità e questa indipendenza economica malerosamente per riuscire a effettuare. Questo è che penso io. Poi chiaramente che questo è polemico, no? No, penso anche ci debbano essere pronto anche bravi dirigenti che sappiano aggregare, nel senso che sappiano aggregare società, obiettivi, soprattutto anche noi per esempio a scuola, l'altra volta forse facevo un commento su un post di Roberto, a scuola siamo stati surclassati dalla pallavolo, perché la pallavolo è facile, metti un filo e tutto sommato non si fanno male. Allora, dicevo, ne parlavo anche con Pippo Vittorio qualche tempo fa, il 3 contro 3 è una risorsa, perché le nostre palestre hanno ovviamente problemi strutturali. Il 3 contro 3 è un modo per avvicinare i ragazzi delle scuole al nostro sport. Sarebbe carino l'organizzazione di un campionato, vabbè, siamo in tempi di Covid, vabbè, però dico, sarebbe carino organizzare un campionato provinciale di 3 contro 3 tra scolastico. Sarebbe carino, appunto, proprio perché è l'unico modo che secondo noi abbiamo per entrare nelle scuole, al di là del fatto che poi ti danno la palestra il pomeriggio. Io parlo proprio del reclutamento nelle scuole, che è una cosa che secondo me è fondamentale.
e poi anche seguire determinati ragazzi non solamente in funzione del trofeo delle regioni, ma fare anche dei raduni, dei tornei tra ragazzi della stessa categoria, anche oltre quella che è l'età interessata al trofeo delle regioni, perché sempre per quella questione del movimento che deve crescere, deve allargare, della base che deve essere, secondo me, molto ampia. Esatto. Va bene, io vi chiedo scusa, ma mi sa che dobbiamo concludere. Già abbiamo parlato quasi un'ora. È stata veramente una puntata piena di temi, di interesse, secondo me, molto, molto, che va oltre l'orticello e la rivalità Mascalucia-Giarre, appunto. Che è tanta, infatti. No, Simone è un grandissimo amico. So che vi volete bene, infatti. Va bene, per concludere, darei la parola a Zelico per concludere, poi Gabriele, poi Gaetano, e ci salutiamo. Zelico. Grazie, basket, noi. Basket, pallacanestro di oggi ha la difficoltà perché la struttura per organizzare la partita di pallacanestro nelle scuole costa molto di più rispetto a due sport che non costano niente. Calcio non costa nulla, pallavolo ancora di meno. Per questo motivo io in Guinea ho solto questo problema, cacciato pallavolo da unica sala. Addio. Bannati. Cioè, no, ma mi dispiace per avere ragazzi, però il tempo è duro, ecco. Ho bisogno Quando il gioco si fa duro, iniziano a giocare. Sai, quando sei blanche, e Alela va a fare questioni, certe volte devi dire chiaro, netto, senza alcuna possibilità per esprimersi, che non ci sono posti per due sceriffi in città. Però, malerosamente, questo problema, mia unica frase che vi volevo dire, se non ci sono interesse privato, c'è interesse sociale di comune che ha bisogno che le situazioni provinciali, non regionale molto largo, non di città perché è molto stretto, però interesse di provinciale per aumentare interesse sociale, se non ci sono interessi privati per investire per investimenti in maniera corretta. Questo penso che per la Sicilia, come ti dico sinceramente, come per tanti paesi africani e in mondo arabo, se non esiste la copertura da parte di istituzioni ufficiali, non si va a nessuna parte. Vero. Benissimo, Zego, ti ringrazio. Gabriele, grazie anche a te per essere stato con noi. Grazie per tutti gli spunti di interesse. Gaetano, ti ho fatto parlare molto poco oggi, ti chiedo scusa. Grazie, no, anche vero, per lo sai quando c'è Zelli come piace ascoltare. Gaetano si è preparato per 10 domande dopo. Esatto, poi in privato faccio altre 10 domande. Grazie a tutti per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. Grazie a tutti. Buona